Carissimi amici dello Scorpione, buonasera. Allora, anche per voi il vostro oroscopo settimanale non poteva mancare dal 17 al 23 luglio 2023. Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte, quali sono le novità per voi in questa settimana. Ma nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che non sono iscritte al canale di spuntare la campanellina per rimanere aggiornati, e se avete bisogno di informazioni sotto al video nella voce descrizione avete il mio numero di telefono, potete tranquillamente mandarmi un sms su qualsiasi applicazione o sms normali, non è un problema, io comunque rispondo. Allora, vediamo un po' per gli amici dello Scorpione, questa settimana come sarà, dal 17 al 23 luglio 2023. Per lo Scorpione, dal 17 al 23 luglio 2023, cosa accadrà? Quali sono le novità e cosa deve sapere il segno dello Scorpione in merito a questa settimana? Un po' di confusione, un po' di crisi o un po' di confusione, qualcosa che vi va a destabilizzare. Probabilmente tutto questo avviene per una vittoria, un trionfo. State raggiungendo un trionfo, lo sapete perfettamente, che vi va a destabilizzare, quindi in senso positivo. Vi va a destabilizzare, ma vi fa anche riflettere. Vi fa riflettere, ne siete contenti comunque di questo. L'unica cosa che dovete uscire da quelle situazioni che non fanno più bene al caso vostro, ma comunque vedo in questa settimana situazioni belle, positive, comunicazioni positive, un miglioramento sotto qualsiasi punto di vista. Andiamo a vedere questo 5 di denari rovesciato per il segno dello Scorpione dal 17 al 23 luglio 2023. Quale altra informazione vuole dare al segno dello Scorpione? Un po' di insoddisfazione nei confronti o di una persona, di un responsabile, un titolare, oppure di una persona che è stabile nella vostra vita, quindi nei confronti di una persona magari anche di vostro interesse, che vi porta un po' di confusione proprio per una questione di stabilità, non vi fa stare tranquilli, oppure potrebbe anche essere un po' di confusione a livello proprio di insoddisfazione nei confronti di questa persona, o perché magari avete capito che c'è un sentimento, oppure a livello proprio, cioè, sentimentale, c'è un qualcosa che non riuscite a capire, che vi va a destabilizzare. Potrebbe magari anche essere qualcuno che cerca di dichiararsi, perché lo vedo, la vedo come una persona molto decisa. 4 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dello Scorpione dal 17 al 23 luglio 2023. Ci potrebbe essere questa insoddisfazione che c'è, potrebbe proprio essere comunque una sofferenza, o perché vi vedete con qualcuno di nascosto, o è una sofferenza perché deve essere chiuso un ciclo per andare verso una tranquillità, una serenità. Probabilmente non siete tanto soddisfatti di quello che vivete a livello sentimentale, non siete soddisfatti per chi si propone a voi, perché volete magari tutt'altro e volete chiudere determinate situazioni, ok? Infatti c'è un blocco. Deve concludersi una situazione, deve concludersi magari anche un rapporto, ci deve essere la fine di qualcosa, la chiusura comunque di un ciclo. Asso di denari, ma è un qualcosa che vi farà in un certo qual modo bene. Asso di denari, quale altra informazione vuole darvi
allo Scorpione dal 17 al 23 luglio 2023. Allora, qui potrebbe anche essere un nuovo incontro per qualcuno di voi. Eh sì, perché questo asso di denari, asso di coppe, vi parlano comunque di un legame nuovo, un legame d'amore in arrivo, oppure perché in coppia magari dei progetti che si fanno, tipo il matrimonio, una convivenza, un qualcosa che va avanti. È vero che raggiungete il vostro trionfo, ma è anche vero che tendete comunque sia a chiudervi perché un qualcosa comunque vi spaventa. Vi spaventa forse perché ci sono dei progetti che devono essere portati avanti, ma che sono bloccati a livello familiare, a livello di lavoro, a livello sentimentale. Una solidità che non si capisce se può andare avanti oppure no. Infatti, sì, c'è una crisi. Bisogna chiudere qualcosa, bisogna chiudere a livello sentimentale o a livello lavorativo per andare verso qualcosa di nuovo. E siete un po' fermi lì a dover riflettere e pensare sul da farsi. 6 di bastoni per il segno dello Scorpione dal 17 al 23 luglio 2023. Questo pensare, questo farvi pensare sulla situazione che andrete a vivere nella prossima settimana, per voi è un continuo comunque lottare, perché ci sono delle situazioni che purtroppo non dipendono da voi, ma che vi mettono nello stesso tempo comunque in crisi. Probabilmente dovete chiudere con un qualcosa di un passato, di un recente passato, con un qualcosa che non vi va più bene per andare verso un nuovo, come già vi ho detto. Vediamo questo 8 di bastoni, quale altra informazione vuole dare al segno dello Scorpione dal 17 al 23 luglio 2023. C'è qualcosa però di molto bello, veramente molto bello per voi in questa settimana. Il cercare di capire a livello proprio sentimentale l'insoddisfazione che c'è, dove volete arrivare, cosa volete fare, quale ciclo dovete chiudere per andare verso una tranquillità e una serenità. Attenzione sempre a qualcuno che mette il bastone tra le ruote o che vi crea delle difficoltà, vi sto parlando in linea generica, chiaramente. Dove tende magari anche in un rapporto di coppia ad allontanarvi, in un rapporto lavorativo ad allontanarvi da un'altra persona, o tende anche a bloccarvi una determinata situazione. Qui verranno a galla delle situazioni in futuro che dovrete sapere e dovete uscirne anche fuori da queste situazioni perché comunque c'è una giustizia divina. Attenzione però soltanto una cosa, a non prendere queste situazioni comunque alla leggera, perché possono veramente presentarsi delle problematiche. È un cambiamento che state facendo. Qui, ripeto, deve concludersi qualcosa, deve concludersi qualcosa, probabilmente questa inquietudine, insoddisfazione che c'è, che vi va a creare un disequilibrio. Come invece potrebbe anche concludersi qualcosa distaccandovi da una persona che è molto importante per voi, perché vedete che proprio non si riesce. Per altri di voi ci possono essere delle problematiche legate per quanto riguarda il lavoro, che vi portano stress ed è una situazione che deve chiaramente terminare perché non vi porta a essere lucidi mentalmente. Per altri c'è proprio, ripeto, questa inquietudine che deve terminare, deve finire. Ho dovuta a una terza persona che si mette in mezzo e vi crea delle difficoltà e quindi vedo un allontanamento da qualcosa che non vi fa più stare bene comunque. Andiamo a vedere come si concluderà per voi dello Scorpione questa settimana dal 17 al 23 luglio 2023.
Possono esserci delle problematiche a livello burocratico, a livello legale, possono venire a galla magari situazioni e cose, riguardano delle nuove notizie a livello lavorativo e relazionale, come già vi ho detto. Qualcosa però vi crea ansia, agitazione, vi preoccupa, vi dà noia, vi fa venire dei dubbi. Non vi preoccupate perché per voi dello Scorpione c'è una bella giustizia divina. Andrete a chiudere con tutto ciò che non è ancora stabilizzato, con tutto ciò che magari vi delude e con tutto ciò che viene preso alla leggera, dove vedete immaturità, dove vedete problematiche, chiuderete e vi allontanerete. Questo è quanto per voi amici dello Scorpione, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, ricordatevi di lasciare un like, un abbraccio a tutti e buonanotte.